Un minuto compare Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, nel lungo corridoio. Proprio al termine di questo corridoio è posizionata la cella numero 1, un luogo significativo per questo convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui per raccontarvi quanto padre Alberto d'Apolito, frate cappuccino della provincia religiosa di Sant'Angelo, per intenderci, ecco, Alberto era un piccolo fratino che in questi corridoi ha visto la sua presenza nei primi anni in cui padre Pio è stato qui direttore dei fratini. E lui, ecco, tornò, ecco, per qualche tempo qui ed ebbe l'opportunità di andare a salutare padre Pio. Ecco, in quei giorni di poca permanenza, lui racconta, a San Giovanni Rotondo, un pomeriggio, andando per il corridoio del convento verso il coro, trovai padre Pio fermo presso la finestra che sporge nel chiostro, quindi una di queste finestre, perché queste affacciano nel chiostro. Con lo sguardo fisso verso la montagna, sembrava assorto, non si accorse della mia presenza e né tantomeno udì la mia voce. Mi avvicinai allora per baciargli la mano, ma ebbi la sensazione che la sua mano fosse rigida. In quel momento sentii scandire con una voce molto chiara le parole dell'assoluzione, con quello sforzo caratteristico di pronunzia che Padre Pio aveva nell'assolvere. Allora diceva: Ego, ego, te. Te absolvo a peccatis tuis. Ecco, lui ascoltò tutta questa frase, ma in un modo quasi sofferente e molto molto lento. Allora corsi subito a chiamare il padre superiore, padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, il quale si trovava in una cella poco distante dalla finestra dove era padre Pio. Ci avvicinammo immediatamente a padre Pio, che stava ancora terminando di pronunciare queste parole. A quel punto si scosse un attimo da questo assopimento e rivolto a noi disse: siete qui, non me ne ero accorto, stavo guardando la montagna. Qualche giorno dopo arrivò da Torino un telegramma di ringraziamento proprio a padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, il padre superiore, per aver mandato padre Pio ad assistere a un moribondo. Da questo telegramma si può desumere e intuire che il moribondo stava aspirando nel momento in cui Padre Pio pronunziava quelle parole dell'assoluzione sacramentale. Lui era lì in bilocazione.